questo martorio. Cuie, cuie, ballava Borgadorio. Cuie, cuie, che suona questo martorio. Cuie, cuie, ballava Borgadorio. Io sono Rosa, ci siamo presentati. Dino è il presidente dell'associazione Catabba. Siamo felici di ospitarvi nel nostro paese. Associazione Catabba, iniziamo da questo. Perché ci chiamiamo così? Catabba è un suono ritmico di due campane e un tamburo che viene suonata dal 17 gennaio al 5 febbraio, un'ora prima dell'alba e un'ora prima del tramonto. Cos'è? È l'annuncio dell'arrivo del conte Ruggero a Monforte e la liberazione dagli arabi. Quindi ascoltando questo concerto di mezz'ora, tramandato soltanto oralmente, noi ascoltiamo tutta la storia degli arabi a Monforte e dei normanni. Si ascolta il trotto del cavallo, il messaggero che arriva, si ascolta il passo felpato del cammello, la battaglia, la fuga degli arabi, la rincorsa dei normanni, il ritorno, il silenzio, il lutto, la femmina morta, la prima tarantella intra di mura e la tarantella fuori le mura. Una volta erano più di 50 ritmi, però tramandati oralmente se ne sono persi alcuni. Da qui nasce la nostra tradizione. Perché? Perché anticamente nel pianoro antistante la chiesa di Sant'Agata, mentre veniva suonata la Catabba, dei figuranti in costume mimavano quello che succedeva. Noi dell'associazione Catabba abbiamo ripreso questa antica tradizione che fino agli anni 50 c'era a Monforte ed è diventato il gran corteo del conte Ruggero. Noi siamo più di 100 figuranti, ci pregiamo di essere uno dei cortei più belli della Sicilia, abbiamo ricevuto il premio a Noto delle Tre Valli, a Rocca Palumba, a Piazza Armerina, a Enna, a San Marco d'Alunzio, a Scaletta Zanclea. Raccogliamo questi premi. I vestiti sono cuciti da noi, dalle nostre donne, non abbiamo mai acquistato niente. Noi facciamo tre grandi eventi ogni anno, quindi la Catabba, che è la grande festa medievale d'inverno. Rievochiamo appunto l'ingresso, facciamo le feste medievali con una sagra con i prodotti tipici delle terre di Monforte, ma cucina medievale. Abbiamo riscoperto o bianco manciare, o gudurune, tutte queste pietanze che facevano parte, che fanno ancora parte della nostra tradizione culinaria e che mischiano sapori arabi e normanni, spezie e prodotti di Monforte. Poi il secondo fine settimana di luglio, nella contrada Trinità, lungo il torrente, abbiamo ricostruito un villaggio medievale e facciamo Catabba Est. Catabba Est estiva, Catabba Est giochi, Catabba Est festa, Catabba Est stare insieme. E poi il fine settimana dopo San Martino, il giro delle botti. Anticamente durante la festa di San Martino, i nostri nonni giravano i catoi, giravano le cantine per assaggiare il vino. Questo è il giro delle botti, il giro di butti, il giro delle cantine. Noi apriamo i nostri catoi e facciamo questo percorso enogastronomico. All'ingresso del percorso viene consegnato una sacca con un bicchiere e ci sono 9 punti di degustazione più 5-6 punti di assaggio vini e tutte le pietanze che si possono assaggiare. Premetto che tutto, ecco, la signora è venuta e lo sa, premetto che tutto quello che viene cucinato, tutto quello che viene preparato da noi. Noi non abbiamo cuochi, siamo le mamme, le donne di Monforte che preparano tutto. E allora, vi ho annunciato questo suono delle campane. Tutta la vita di Monforte viene scandita dalle campane. Qualsiasi cosa accada a Monforte, noi lo sappiamo dalle campane. La Madonna della Lettera la conoscete tutti, va bene? La nostra chiesa, noi entreremo, vedrete che c'è il quadro della Madonna della Lettera. Si racconta che quando la Madonna mandò la lettera ai messinesi,
l'avvolse in un ciuffo dei suoi capelli. Un frammento di questi capelli ce l'abbiamo noi qui a Monforte. Un capelluzzo di Maria. Un capelluzzo di Maria scende dalla frazione Pellegrino a Monforte il sabato antecedente la prima domenica di settembre, ma non viene accompagnato dalla banda. Ciarameggi e tamburelli. Quindi è l'antica festa, qui andiamo al mito di Proserpine e tutto che viene veicolato attraverso una festa cristiana. Ma le campane che c'entrano? Viene annunciato dalle campane. Ogni sabato del mese di agosto e l'ultima settimana tutti i giorni alle 2 la Chiesa Madre dà un colpo a cui rispondono tutte le chiese di Monforte. Quindi per un quarto d'ora tutte le chiese di Monforte suonano all'impazzata. Oggi un po' meno, pensate che noi avevamo circa 29 chiese. Quindi quello che succedeva. un concerto. Noi abbiamo alle 6 di mattina suona l'Immacolata, a mezzogiorno suona di nuovo, alle 9 di sera l'Ave Maria. Il venerdì alle 3 si annuncia la morte di Gesù, 100 colpi. Quindi le campane scandiscono la nostra vita. Poco fa avete sentito una campanata. Cos'è? Annunciava, purtroppo comunicava la morte di una persona. Noi da come viene suonata la campana sappiamo se è morto un uomo, una donna, se vive a Monforte, se è nato a Monforte o se n'è andato. Sì, ascoltando i colpi. Come noi, il mortore e basta. Esatto. Ecco. Poi c'è la campana a festa, poi c'è per annunciare la messa. C'è la prima campanata, seconda, terza e poi c'è un botto. Ecco, dopo un botto si entra in chiesa. Quindi adesso dove andiamo? Adesso saliamo al Colle Immacolata. Ho una domanda facile. Dimmi. La notte ancora l'orologio suona? Fino a mezzanotte, certo. Ma durante la notte no? Sì. Cioè da mezzanotte alle 6 l'orologio suona? Ogni quarto d'ora. Ogni quarto d'ora. Dico tutte le mie istanze da bambina. Certo, certo. Allora, la storia di Monforte si perde nella memoria. Notte dei tempi. Nella notte dei tempi. Sicilia tre valli, Val di Mazzara, Val di Noto, Val Demone. Ebbene, noi ci pregiamo di immaginare, di sperare che Demenna fosse proprio Monforte. Secondo la Mari e le coordinate geografiche potrebbe essere Monforte. Quindi un grande punto interrogativo, uno dei misteri siciliani che continuiamo ed amiamo coltivare. Saliamo adesso al colle. Cos'è questo colle? Promontorio che è al centro di due grandi vallate, Val di Bagheria e Val Niceto. Val di Bagheria? Bagheria. Come in provincia di Bagheria. Come il paese? Sì. Bagheria. Bagheria. Il torrente Bagheria e il torrente Niceto. Bagheria di Palermo. Antonio mi ha incontrato a Bagheria proprio, perché c'è la una domanda. Bagheria, il nome del vento. Il vento viene dal vento. Un alunno chiede la parola. Posso Antonio sai perché si chiama Bagheria? Passaggio di Povini. Un tempo era un passaggio qui dalla vallata all'altra, quindi da Niceto al Bagheria. Maria. Allora, che cosa succede? Che noi siamo l'avamposto, il posto di difesa di Messina. E quando arriveremo in cima ve lo farò vedere perché. È allo stesso tempo il mezzo di comunicazione tra questa parte della Sicilia e le isole. Milazzo, Capo Calabà, si vede tutto. Quindi era una fortezza molto importante. E da qui non c'è niente. Perché? Perché essendo una fortezza, una postazione militare, nel momento in cui non è stata più usata, parte è crollata. Ci resta un torrione, ci resta un pezzo di muro, però. Ma l'importanza del nostro colle non è solo questa. Noi abbiamo circa 30 abitazioni della media età del bronzo, trasformate poi in lauree bizantine. C'è un progetto di rivalutazione, vero sindaco? Sì. Perché? Perché è tutto privato. Noi possiamo accedere alla strada per arrivare al colle, per arrivare al santuario, però in questo momento non possiamo entrare nelle varie grotte. Quindi
Sono private. In periodi particolari ci permettono, perché i monfortesi per questo sono molto accoglienti e nel momento in cui portiamo delle persone ci permettono di entrare. In questo momento dovete immaginare anche chiusura, non abbiamo avuto neanche la possibilità di pulire, perché puliamo, noi chiediamo i permessi e puliamo, quindi non possiamo accedere alle grotte. Vedremo qualcosa. Tutto quello che vedete, queste sono tutte grotte, vedete che tutto... sono tutte e che poi sono state trasformate, va bene? Quindi adesso piano piano saliamo, gli scalini sono belli larghi, non fumate, non ci sciuriate, risparmiate vociato, e man mano che saliamo, se avete qualcosa da chiedermi, va bene? Andiamo, allora, salendo vedrete le edicole della via Crucis. Per fortuna, quando le hanno ristrutturate negli anni 50, 40, cosa hanno fatto? Hanno trovato in giro dei fregi e li hanno piazzati sopra le edicole. Qua non si vede che c'è l'edera. Voi vi accorgerete che su un'edicola c'è una cornucopia, su un'edicola c'è una principessa prosperosa. Cioè, quindi erano tutti i fregi del castello lasciati qui in giro e i nostri nonni li hanno recuperati in questo modo. Quindi Monforte è il paese, come tutti i paesi siciliani, è il paese delle leggende, delle storie. Quindi si racconta, prima un po' di storia, lotta iconoclastica, i monaci bizantini si trasferiscono in questa zona, portano con loro delle immagini sacre. Molto probabilmente portarono con loro un'immagine della Madonna fatta su pala di cedro. Arrivati gli arabi, nascondono queste immagini sacre. Una parte dei monaci si rifugia nei boschi della frazione Pellegrino e danno a quella zona il nome di Crispino, che era proprio la zona da cui loro provenivano. Arrivati i normanni, una parte di monaci resta a Crispino, una parte rientra a Monforte e forma da origine due grandi gruppi basiliani, Sant'Anna e San Nicola. Questa è la storia, la leggenda. Arrivano gli arabi, i monaci nascondono le immagini sacre, ne nascondono una qui, ne nascondono una a Crispino. Col passare degli anni arrivano i cacciatori, io non so perché, ma noi ce l'abbiamo con i milazzesi. Con i milazzesi. Abbiamo una sorta di... Ma loro poverini non sanno niente di questa cosa, perché se no gente dei milanzesi non ne sanno niente. Ecco, Ugo Piduzzo di Maria, di cui vi parlavo prima, se non viene portato in processione a Rioni, i milazzesi se ne picchiano. Ecco. Sono arrivati i milazzesi, cacciatori milazzesi qua, e si volevano fregare il quadro della Madonna. Ma ci ha pensato la Madonna. Loro scendevano e il quadro diventava sempre più pesante. Non ce l'hanno fatta a portarlo. E nel momento in cui facevano un passo indietro diventava più leggero. E si sono accorti che man mano diventava sempre più leggero, quando sono arrivati in cima è diventato di nuovo pesante. E quindi la Madonna ha voluto costruito il santuario. In effetti quello che noi vedremo è i resti della cappella del castello. Noi vedremo che c'è la statua, non è una statua dell'Immacolata. Noi chiamiamo il Colle Immacolata, ma voi vedrete che la Madonna non è l'Immacolata, ma è la Madonna del Castello. Questa, qua sotto, c'è la grotta in cui, secondo la tradizione, fu nascosto e ritrovato il quadro della Madonna. Ed è l'unica grotta che ha un piccolo altare scavato nella pietra.
E possiamo? Ci sì. Cuie, cuie, che sarà che sto martorio? Cuie, cuie, bella la mia purgatorio. Lovatici di Manolo Territorio. Chi gioca cu battaglio della campana. Oh, levatici mano, non ho passato tempo. Vi dico che cos'è questa statua per noi confortesi. È la prima cosa che vediamo quando arriviamo sul ponte di Cardà, la chiesa dell'Immacolata, e diciamo, siamo arrivati a casa. Ed è l'ultima cosa che vediamo quando ce ne andiamo. A Monforte c'è un modo di dire, per dire che una cosa è stupenda, meravigliosa. I nostri anziani dicevano, Ammacolata, perché più bello dell'Immacolata non c'è niente. E... quindi noi che cosa, molto legati al culto della Madonna, immaginate le campane che venivano suonate qui alle 9 di sera, immaginate anni 30, 40, anni durante la guerra, le donne di Monforte raccoglievano l'olio, lo davano ad un'anziana che viveva proprio nel quartiere Castello, e lei con la lampada saliva a suonare le campane. Però aveva 7 figli e l'olio lo utilizzava per fare da mangiare ai figli e lei serviva a lui. Era mia nonna. Ma l'olio? Sì, l'olio nelle lampade si metteva l'olio. Quindi questa tradizione, questo culto alla Madonna. Mia madre se n'è andata 2 anni fa, a 93 anni. Per qualsiasi cosa mi costringeva a salire qui. Facevamo gli esami, diploma, ti sei diplomato, mi chiesto un bel vuoto, ti hanno ammacolato. Quindi per ogni cosa bisognava salire qui. 35 anni fa, aiutami Antonio, 35 anni fa si decide di portare giù la statua dell'Immacolata e fare la processione. Più. Io avevo 15 anni. Oddio, 16 anni. Hai ragione, avevo 15 anni, ne hai 58. Hai ragione. Non sono di più. Allora, si decide di portare la statua giù. Secondo la tradizione non avrebbe oltrepassato il cancello, perché non voleva scendere. Non c'era la stradina. Fu costruita addirittura una pedana, una piattaforma di legno dal cancello, tipo un ponte per farla attraversare. E i fabbri del paese, la famiglia Panebianco, costruì una vara molto particolare, una vara a forma di cestello. Cioè l'Immacolata è stata messa dentro, la portavano a spalla, quindi andava giù per non stare, perché per scendere tutto. Delle sponde, delle travi che potevano essere uscite e entrate dall'altro lato per girare le luci. Quando oltrepassò il cancello, prima domenica di agosto, eravamo presenti, qualcuno di noi c'era, non c'era pure tu, incomincia a pioviginare. Una pioggerellina fitta, fitta e leggera, che si grida Viva Maria e si oltrepassa. Il cancello resta a Monforte 15 giorni e poi la riportiamo su. 18 anni fa, stavolta me lo ricordo, 18 anni fa perché mio figlio aveva pochi mesi, si decide di ripetere l'esperienza. La strada è stata fatta, viene ristrutturato il cestello e si porta giù. Oltrepassa il cancello la stessa pioggerellina. Identica. Lo stesso giorno, lo stesso orario. Siamo rimasti tutti.
La portiamo giù di circa 480 kg, quindi 480 kg. Quindi erano 8 da un lato e 8 dall'altro, perché appunto la portavo. Sapete la cosa strana? Che avendo questa vara particolare, quando girava per le vie del paese, sembrava camminasse, perché diventava quasi ad altezza uomo. L'ultima, quindi una domenica è scesa, la domenica dopo la processione per le vie del paese, la domenica dopo l'abbiamo risalita. Il sabato, antecedente l'ultima domenica, abbiamo deciso di non lasciarla da sola. Ma incominciato, siamo stati tutta la notte in chiesa a vegliare con lei. Poi ce ne siamo andati a mangiare il cornetto a Rosario, all'alba. Quindi questa tradizione, questa forte tradizione, durante il terremoto del 1908 è crollata, ma ha perso soltanto, si è rotto soltanto il braccio e la testa, ed è stata sistemata da una persona fantastica che se n'è andata l'anno scorso, il professore Bertucci, che ha invogliato i nostri bambini, i nostri ragazzi 12-13 anni, salivano tutte le mattine qui e insieme a lui hanno pulito la statua, perché lui faceva notare loro le bellezze, perché è bellissimo il piedistallo con l'Annunciazione e tutto. E vi dicevo che il professore Siracusa, quando venne e ci fece una lezione su questa statua, ci fece notare come in quasi tutte i castelli di qua Santa Lucia c'è questa icona della Madonna. Se raddrizzassimo le gambe della Madonna, una gamba sarebbe molto più lunga dell'altra. Questa cosa mi è rimasta molto impressa. Ci ha fatto notare come, vedete, il volto di Gesù è rivolto alla gente, la gamba in avanti, e quindi il messaggio teologico è: ecco mio figlio, camminate insieme a lui. È il manto azzurro in vista del mare. Cioè lui associava questa forma iconografica al fatto di queste fortezze messe al di sopra da cui si vede il mare. Aveva trovato queste somiglianze. Questa zona è una zona molto importante per noi monfortesi. Adesso vi faccio vedere, scendiamo giù, vi faccio vedere una tomba con i sedili. Chi era quella che amava i nostri sedili? Adesso glielo faccio vedere. Più in alto c'è la cisterna del castello, quindi questo era il cuore del castello, quindi la cappella. Naturalmente è stata ricostruita, i resti della cappella vedrete che c'è una finestra alle spalle. Non ci sarei, sono sentito io, quando lei parla di castello, a un certo punto qua parlando di castello, spero. Però abbiamo le prove, fu costruito da Federico II e fu annoverato tra le fortezze direttamente sotto il suo castello, come quello di Milano. Il nostro, adesso vedrete, si vede Monte Scuderi, si vede tutto da qui, quindi l'importanza strategica di questa fortezza. Fu usato anche poi come lazzaretto, fu usato come per gli arrestati, perché durante il periodo del colera, perché era il posto dove si poteva isolare la gente rispetto al paese. L'ultima città scappare, Santa Catapa ci tena grazia, cacacampo va a suonare. Santa Catapa ci tena grazia, l'ultima città scappare, Santa Catapa ci tena grazia, cacacampo va a suonare. Santa Catapa ci tena grazia, l'ultima città scappare, Santa Catapa ci tena grazia, cacacampo va a suonare. Santa Catapa ci tena grazia, l'ultima città scappare, Santa Catapa ci tena grazia, cacacampo va a suonare.
vicini, smammono i saracini, arrivano i cavalli, partono i camicchi, i normanni... Madre, il cuore del nostro paese, edificata sull'antica chiesa di San Giorgio con di rito greco. Quindi dopo l'ampliamento del borgo fu ampliata anche la chiesa madre. Questo è un piccolo grande museo. Se vi girate, lì abbiamo il grande polittico di Antonello de Saliba. Vedete San Giorgio, San Pietro, la Madonna, San Paolo, San Giovanni, Sant'Agata, Santa Margherita, il Cristo risorto, Santa Caterina e Sant'Egidio. E nella predella gli apostoli. Anticamente il polittico doveva essere posto sull'altare, perché vedete che a quella predella non si poggia. L'altare maggiore è dedicato alla Madonna della Lettera, ve lo dicevo, per questo legame con la tradizione della Madonna della Lettera, ed è una tela di Carlo Maratta. Carlo Maratta. Però lo che ho più bello, lungo le navate abbiamo la Madonna della Consolazione, della Cuore del Perfino, abbiamo Santa Caterina d'Alessandria, l'altare di Santa Lucia, che è uno degli altari originari della chiesa. Vedete che non c'è il paliotto policromo, ma l'antico altare. Durante il restauro degli anni 2000, del 2000, hanno visto proprio questo e lo hanno lasciato. Però vi dicevo che l'opera più grande, l'opera più bella, è il Cenacolo di Jacopo del Duca. Non andiamo nella zona per rispetto, perché così Padre Pippo non sanifica quella zona, ma se ci spostiamo qui riusciamo a vederla tutta. Questo è fantastico. Questo è fantastico. E allora in questa cappella, che è una piccola cappella voluta dalla confraternita del Santissimo Sacramento, c'è racchiusa tutta la storia della cristianità. C'è una lettura particolare di quest'opera, ci dà una lezione di catechesi incredibile. Vedete quei cinque piccoli affreschi, le formelle sopra, sono delle scene dell'Antico Testamento che annunciano... Nell'architrave? Sì, nell'architrave. Al di sopra della scritta, ecco il pane degli angeli, fatto cibo per i viandanti. Poi, quindi lì c'è l'annuncio, quindi la manna nel deserto, Giona, cioè, ci sono queste cinque scene pubbliche. A sinistra c'è un basso rilievo con la nascita. Buongiorno Padre Pippo, il nostro l'arciprete è Padre Pippo. Sì, lui è il nostro arciprete, Padre Pippo, poi ci siamo fermati qua. Va bene, allora spieghi tu, va bene. Ok. Cosa non parlo? Buongiorno. Ben trovati e speriamo a una buona visita. Vuoi dire? Il miracolo chiede. Loro fanno parte dell'associazione delle guide turistiche. Quindi vi dicevo, dall'annuncio vedete quelle due statuette, l'annunciazione, un basso rilievo con la nascita. Ed ecco poi il cenacolo, l'ultima scena. Quello che è bello è la rappresentazione di questi personaggi. Vedete il Cristo, guardate, il mantello del Cristo che segue a ruota e si appoggia su San Giovanni. Da qui c'è impossibile, il sacchetto dei denari in mano a Giuda. E poi sotto, proprio sotto il tabernacolo, ci sono tutti i simboli della passione, tutti incisi, quindi il velo della Veronica, la tenaglia, la corona di spine, cioè, tutto qua. Quando, diciamo,
subito dopo il cenacolo, sotto. Nella, nel sentietto dove c'è il Dio benedicente, il setto, il soffitto del sentietto, c'è una piccola pietà incisa. Ogni angolo è inciso. Due leoni. Jacopo del Duca. Del Duca, che è senza del Duca, anche se si Calamet, perché c'è un documento, esatto, c'è un documento in cui questo un cibolio venne commissionato per questa zona al Calamet. E probabilmente poi non l'ultimo, soltanto lui, perché ci sono più mani, però il periodo è proprio quello. Monforte ha dato i natali ad un teologo, un gesuita molto famoso, Stefano Tuccio, che era anche il consulente delle opere fatte in San Giovanni in Laterano a Roma. A Roma esiste, in San Giovanni esisteva un cenacolo, la cui scenografia è molto simile a questo. Quindi molto probabilmente le indicazioni date da Stefano Tuccio per quello furono date anche per questo qua. Ma questo Jacopo del Duca era monfortese? No, assolutamente. Noi parliamo nel momento in cui nel 1500, seconda metà del 500, vengono commissionate tante opere marmoree nel messinese. C'è un via vai di Arcosa, quindi la scuola di Michelangelo fa scuola nel nostro territorio, oltre naturalmente al Gaggini, perché vedete quella statuetta che c'è lì, quella è della scuola gagginesca, la Madonna della Consolazione qui anche, quindi abbiamo questi grandi artisti che si sovrappongono. D'altra parte Monforte, l'arcipretura di Monforte è così importante che comprende Monforte, San Pier Marina, Condrò, è ampia, c'è una universitas, quindi le opere commissionate sono tantissime, come il coro ligneo alle spalle dell'altare, come la macchina. In questo momento noi ospitiamo anche opere che erano in altre chiese, vedete c'è San Francesco di Paolo, abbiamo Santa Rosa Marina, Sant'Agata, in questo momento abbiamo anche Sant'Agata, che è la nostra compatrona. E perché? Perché è stata restaurata la chiesa di Sant'Agata, quindi ancora non è stata aperta e l'abbiamo. La processione di Sant'Agata era anche più importante della processione di San Giorgio. Dietro Sant'Agata uscivano 13 santi, non usciva soltanto San Giorgio che l'aspettava sugli scalini della chiesa. E nella cappella di San Giorgio ci sono le tombe dei principi Moncada. Senti due associazioni. Metti c'è anche Cristina Leone, vieni Cristina. Vieni Cristina. Io sono qui perché le mie origini sono di qua e quindi non potevo mancare. Io invece rappresento l'associazione guide turistiche da Ormina e provincia di Messina. Volevo ringraziare prima di tutto la maestra Rosa. Brava, un applauso. È stata la nostra brava maestra di oggi, il presidente dell'associazione Cagabba e naturalmente il signor sindaco e tutta la giunta comunale. Ringrazio Valentina che ha organizzato questo evento per noi, ci sarà qualche omaggio per voi, però io volevo lasciare una traccia della nostra associazione, quello che per ora va di moda sono le mascherine. ora ti la tiri fuori, grazie. Questo è il nostro logo dell'associazione. Per me? Niente, mi dispiace per il presidente, ma resta senza con il becco asciutto. Sono, vi dico cos'è. Allora, chi mi conosce sa che io ho questa passione trinchella. Sono due bottiglie di Mamertino, cioè il nostro vino. Quindi siamo qui perché vogliamo, è una delle tre doc messine della provincia di Messina. Quindi noi siamo qua perché vogliamo rilanciare il nostro territorio e questo è un simbolo che non rappresenta Monforte al 100%, però rappresenta la nostra zona. Quindi mi è sembrato logico, ecco, un omaggio che grazie. Tu non ci rimorrono, invece questo a temperatura
dura, ma io vi ringrazio a nome dell'associazione. Noi da 15 anni, la prima nostra visita guidata l'abbiamo fatta esattamente 35 anni fa con un gruppo che è venuto con un pullman che vendevano pentole. Sono stati un po' di quindi è rimasta famosa. Noi abbiamo sempre fatto, non ci fregiamo dei titoli che avete voi, naturalmente voi siete degli esperti nel campo, noi abbiamo cercato di accendere i fari su questo paese e vi dirò, in modo, siamo orgogliosi di dire che ce l'abbiamo fatta. Bene, bravi. E quindi lavoriamo per questo paese. Tutti noi non facciamo questo come lavoro. Un commercialista, un insegnante, elettricisti, macellai, ecco, di tutto c'è nella nostra associazione. Io vi invito a venire durante gli eventi. Il mamertino ve lo facciamo assaggiare dalle nostre botti. Bene. Quindi c'è chi è venuto già al giro delle botti. Non sappiamo quello che succederà quest'anno, ma teniamoci in contatto. Andate sulla nostra pagina Facebook Catabba Mille Anni di Storia. Quanti soci ci sono? Noi siamo circa 80, però non siamo singoli soci. E questa è la caratteristica della nostra associazione. Noi siamo gruppi famiglia. 80 gruppi familiari? No, però, 80 però ecco, ad esempio, io, mio marito, mio figlio, lui, sua moglie e i suoi figli, ecco, tutti siamo dei personaggi del corteo, tutti siamo cuochi, tutti siamo, tutti lavoriamo, tutti ci divertiamo. Cerchiamo di conciliare alla fine quello che è l'interesse per il paese e nella nostra professione, perché giustamente, come ha detto lei, ognuno di noi facciamo cose diverse nella vita e vi garantisco che non è facile, perché tutto quello che facciamo noi le facciamo dalle 19 in poi, quindi passiamo nottate o nottate, weekend. È una passione. È una passione, sì, perché... Sì, perché per preparare in manifestazione, come può essere dico, la Catabba o il Giro delle Botti, dico, prevedono almeno un mese prima di preparare, un mese abbondante di preparazione. E poi la preparazione del cibo per il Giro delle Botti, che dico, cominciamo 3-4 giorni prima, perché offriamo tutto fresco. È veramente una festa eccezionale, io non me l'aspettavo mai una cosa già. La festa del Giro delle Botti, è favoloso. Ah, ma se bevi? Sì, molto. A novembre. Noi auspichiamo... In quella manifestazione consumiamo circa 500 litri di vino. Per le strade. Fine settimana dopo San Martino. Noi stiamo lavorando per quest'anno, non so se si... No, non lo sappiamo, vediamo a settembre. In ogni caso, manifestazione religiosa fino al 15 di ottobre. C'era del modo. Ma noi in ogni caso a novembre. Era novembre. Io voglio sottolineare una cosa. Voglio sottolineare che ci sono delle persone molto sensibili a Monforte. Forse qualcuno è stato anche alunno mio e quindi sì, chissà se qualcosa, qualcosa gli è rimasto. Io devo ringraziare Antonio che è sempre in secondo piano. Antonio non parla, Antonio è lì messo in silenzio, ma Antonio è sempre stato il tramite per unirci tutti, però lui è lì, la sensibilità del nostro sindaco, che finanziariamente lo sappiamo, i nostri comuni sono quello che sono, però nel momento in cui abbiamo cercato aiuto, il territorio è sempre stato messo a disposizione dal nostro sindaco in tutto. Quindi continueremo questa collaborazione, mi auguro, con tutte voi. Noi diamo la nostra disponibilità, a organizzare piccoli eventi con dei gruppi, possiamo sentirci. Noi abbiamo già ospitato delle scuole durante le gite scolastiche, ci organizziamo, perché noi abbiamo l'associazione Catabba, ma parallelamente abbiamo anche l'associazione degli arcieri. Noi abbiamo un gruppo arcieri che ha vinto anche tante gare, tanti campionati, quindi possiamo offrire un pacchetto. Così lo chiamate voi? Pacchetto con la nocca. Con la nocca. Noi lo possiamo organizzare con il fiocco della Catabba, dai costumi alla degustazione, al giro dei catoi, quindi è da sederci insieme e progettare insieme il futuro.
non domani, non dopodomani, non per quest'anno. Noi non ne abbiamo, abbiamo tanta pazienza, abbiamo iniziato tanti anni fa, incominciamo a raccogliere i frutti piano piano e quindi continueremo, noi non ci fermiamo. Voi fate quello che volete, certo. Volete venire, verremo, noi vi accogliamo verremo. A braccia aperte, ma noi non ci fermeremo. Okay? Bravo. Grazie tanto. Ok, io adesso vi auguro buon pranzo. Ma saliamo tutti assieme? Sì, casa mia è... No, no, non me ne vado. Non scendiamo? Cioè, mi fiderei più del mio sindaco. Faccio un saluto. Ecco, il mio sindaco deve salutare. Allora... Scusa sindaco, giusto a conclusione diciamo di questa bella mattinata e dopo le parole naturalmente della maestra Rosa, del presidente della Cadabba, come sindaco io ringrazio per l'appunto l'associazione Guide Taormina e provincia di Messina e Milazzo. Naturalmente Milazzo isole. oggi turistiche e olie Messina Taormina. Taormina, perfetto. Comunque mettiamo insieme a Monforte idealmente oggi tutta la provincia, tutta l'area metropolitana di Messina in un'azione dico di promozione del territorio, di rilancio del territorio, a maggior ragione dopo e questa fase critica che stiamo attraversando tutti, la prospettiva è quella di guardare con speranza questa ripartenza che ci deve essere. Naturalmente per noi è stato motivo di grande gioia, di grande orgoglio avervi qua. Ringraziamento a nome mio e dell'amministrazione, c'è qui Antonio Anastasi anche come membro dell'amministrazione, vi abbiamo accolti, ringraziamo Valentina Battaglia, originaria del paese, comunque anche lei guida, residente, soprattutto... Non parliamo di queste cose, ma detto questo ci auguriamo che attraverso per l'appunto l'impegno di chi in questi anni si è prodigato a rilanciare la faccia culturale e promozionale del nostro paese, il territorio, ma anche l'impegno delle istituzioni che devono stare a fianco di chi spende la propria energia per il rilancio del territorio, naturalmente potremo guardare a cose ben più grandi. Il vostro apporto può essere prezioso, noi nei limiti di ciò che possiamo fare siamo a disposizione. Il Comune in questi anni ha lavorato tanto per la promozione del patrimonio storico, artistico del paese, tanto lavoro c'è ancora da fare. Però un granellino ogni anno sicuramente, come diceva prima maestra Rosa, noi stiamo raccogliendo i frutti, il lavoro della Cadabba dopo 15 anni li stanno raccogliendo. Chi verrà dopo raccoglierà i frutti di questo lavoro e naturalmente... Un assessorato al turismo ce l'avete? Abbiamo un assessorato al turismo, ma anche su questo ci stiamo organizzando, però non diamo notizie in più per avviare uno sportello, un ufficio dedicato, un ufficio turistico, ma questo diciamo la buttiamo qua, lo vedremo. Abbiamo anche una collaborazione naturalmente con l'Università di Messina, ringraziamo perché oggi non è stato qui presente purtroppo per motivi personali il professore Grasso, che per l'appunto grazie al suo apporto e alla collaborazione farà in modo di far arrivare anche qua dei tirocinanti per la gestione di questo ufficio. Comunque tutto in itinere, è tutto un cantiere. Intanto iniziamo e nella speranza che dopo questo periodo così difficile possiamo guardare avanti in maniera veramente diversa, in maniera nuova e soprattutto sempre credendo e combattendo per il nostro territorio, che è la cosa più importante. Ad Maiora! Ne fate baccano per farvi conoscere, se siete su Facebook. Ci siamo, abbiamo siti, promozione, tutto. Tra le associazioni, tra le pagine abbiamo una buona cassa di risonanza. Poi c'è qui, non per niente, ringraziamo Niceto TV, per esempio, è testimonianza che anche attraverso i mezzi di comunicazione e la presenza, per esempio, vanno alla grande, mentre solo i mezzi di comunicazione. Dico, Deplian. Niceto TV è qua proprio a testimonianza che il territorio e anche chi fa comunicazione sul territorio ha questa sensibilità, anzi li ringraziamo perché tutta la mattinata il professore Ruggeri con noi. Quindi, e lui, devo dire, è attentissimo a tutte le iniziative, non solo di Monforte, ma del territorio. Quindi c'è una bella base sulla quale lavorare. Grazie sindaco, grazie a voi. Maestra Rosa. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Mammo noi saracini, arrivano lì cavazzi, partono lì camitti, i normani sui vicini. Mammo noi saracini, arrivano lì cavazzi.
tutti, partono lì i camitti, i normanni sono vicini, snammano i saracini. Santa Cata facite una grazia, i turchi facite scappare. Santa Cata facite una grazia, Cacatabba va a suonare. Santa Cata facite una grazia, i turchi facite scappare. Santa Cata facite una grazia, Cacatabba va a suonare. Santa Cata facite una grazia, i turchi facite scappare. Santa Cata facite una grazia.